Sono la nipote di Reta e figlia di Luigi, che è figlio di Mamma Rosa, che è quello che è rimasto in casa, e l'ha assistita fino alla morte, insomma. Sono andati i sacerdoti, un altro si è sposato, che si chiamava Valentino, e poi aveva una figlia, Matilde, che anche quella era andata a sposa, e qua è rimasto mio papà, insomma. La cosa disivi, Mamma Rosa, la iera... E io ho sempre detto che era stato molto caritativo. Ma poi la faceva anche da sarta, no? Sì, la faceva da sarta. E quante ieri queste cose che veniva qua? Adesso non so perché comunque l'Indiara 3, 4, 5. Faceva tutto sta scuola gratis? Sì, sì, questo sì. A me nonna sì. Sì, a nonna non aveva mai vissuto. E in chiesa, in parrocchia andava spesso? Andava sempre, tutte le mattine, andava, la messa era alle 5, partiva a piedi, dopo spessissimo a Montebello. Accettò, naturalmente in accordo con Cano, di sposarlo, si sposarono, proprio perché voleva non solo obbedire a questi due bambini, ma anche lasciarsi che nascessero una nuova famiglia cristiana, secondo il volere. Ho in mente adesso una coppia di Chicago che desiderava avere più bambini. Ho regalato loro un'immagine con una piccolissima reliquia della Beata Rosa Fabris Fabana e dopo 7 mesi aver ricevuto da email che questa coppia che per anni aveva desiderato avere un bambino è rimasta incinta e mi è particolarmente entrata nell'anima. Perché il Signore sceglie i più piccoli e i più poveri, perché elevati agli onori dell'altare, diventando beati e santi, possono essere di esempio per gli altri, solo per dar loro delle grazie, solo per dar loro conforto, solo per offrirgli una intercessione, io direi soprattutto per infondere speranza. Ecco, Mamma Rosa, almeno dalla documentazione che ho letto io, sapeva infondere la seconda virtù teologale, che è quella della speranza, e qui sta il messaggio attuale. Le donne e gli uomini di oggi, noi compresi, abbiamo bisogno di speranza, cioè quella virtù che tesse le relazioni, e lei la seppe infondere in maniera memorabile proprio per questa sua continua abbeverarsi alla vita di preghiera e anche curando le relazioni che aveva attorno a lei. In questa chiesa di Marola tanti vengono qui per sentire nel silenzio le parole di Mamma Rosa. Ecco, Don Dario Guarato, che pure proviene da una meravigliosa famiglia cattolica, da due bravi genitori che con tanti figli, fratelli e sorelle, lo conosco appunto dal 2007, da quando è stato fatto parroco, e anche lui parroco, perché è parroco anche di Verino,
è alla guida soprattutto pastorale di questa chiesa di Marola che venera le spoglie montane della bisnonna Beata. Approfitto della sua presenza per chiedergli se dalla beatificazione ad oggi ha visto se ci sono stati dei segnali di progressione, avendo lui preso parecchie iniziative per la diffusione della Beata Rosa Fabris. Che personalmente mi colpisce per la sua semplicità. Ecco, normalmente quando si parla di santi e di beati, ecco, si ha una istintiva così, posizione, giudizio, idea di qualcosa di alto, di grande, di inafferrabile. Ecco, invece questa beata veramente mi sta bene, in un certo senso, è simpatica proprio per la sua ecco, presenza anche oggi. Di donna della semplicità, donna della famiglia. Abbiamo cercato anche di valorizzare alcuni momenti dell'anno dando un tema specifico. E praticamente ogni anno viene segnato da 4 tappe. In gennaio c'è il 9, la memoria della Beata, in maggio il 5 c'è il ricordo, l'anniversario del suo matrimonio e in settembre il 27 ricordiamo la sua nascita, potremmo dire il suo compleanno. E le attività si concludono con novembre, quando il 6 ricordiamo e onoriamo e rinnoviamo anche la sua beatificazione, cioè il suo riconoscimento ufficiale della Chiesa come modello di vita umana, cristiana, in famiglia. 7 maniere per conoscere e per trovare anche una certa simpatia verso Eurosia. Prima di tutto lei è donna, è un tema questo, è un dono del Signore che merita riflessione, che merita impegno, che merita anche promozione. Mamma Rosa poi è stata sposa, ecco naturalmente il discorso di coppia anche oggi non è saturo, ha bisogno di ulteriori approfondimenti e anche di proporre occasioni o esperienze in cui ci sia più, diciamo, più dialogo, più incontro, più rispetto tra l'uomo e la donna, cioè il discorso della coppia. E un terzo passo, un terzo realtà, un terzo dono che Mamma Rosa ha vissuto è la maternità. È stato un grande dono, la sua maternità possiamo dire diretta, cioè ha avuto 9 bambini, 9 figli, ma sono stati doni e anche espressioni di maternità i primi due, anzi le due prime bambine che lei ha accolto in adozione, ed è stata una maternità anche quando a seguito della prima guerra mondiale, a seguito della morte di una giovane mamma, mentre il marito era al fronte, 3 creature sono rimaste orfane. Quindi, d'accordo con Carlo, il marito, ecco, Mamma Rosa ha accolto in affido altre 3 bambini. Oltre che questo, diciamo, questo terzo modo di vedere questa donna, questa beata, non possiamo sottovalutare il suo essere donna di casa, donna casalinga. Questo ruolo e anche questa fatica non sempre è capita e non sempre è rispettata. Passiamo pure anche a una quinta caratteristica: Mamma Rosa è abbastanza conosciuta per il suo lavoro artigianale, potremmo definire, di sarta. E anche qui non solo questo tipo di lavoro, ma anche il come lei lo esercitava, il come si rapportava con le ragazze, è veramente oggetto e merita di essere approfondito. Mamma Rosa è stata anche catechista. Non so come lei trova tempo anche per venire qui in questa chiesa per aiutare ragazzi e ragazze a conoscere Gesù e a vivere con Lui e per Lui. Da ultimo, Mamma Rosa ha avuto una certa simpatia per Francesco d'Assisi entrando nel terzo ordine.
Ecco, mi pare che questi tratti, queste caratteristiche, siano degli aspetti che sono molto positivi, interessanti e che potrebbero anche prospettare dei lavori, degli approfondimenti, non solo di qualcuno, di un'equipe, ma anche di ogni persona che cerca una testimonianza, che cerca un punto di riferimento per vivere oggi il Vangelo. E vorrei chiedere a Maria Carla se magari ha intravisto in Mamma Rosa una particolare devozione alla Chiesa, ai sacerdoti, ai seminaristi, perché mi sono anche dimenticato di dire che Mansueto, il figlio di Mamma Rosa, era un seminarista che è mancato in tenera età. Sì, certo. Allora, quello che posso dire è questo, sia da quello che ho respirato in famiglia, attraverso il nonno, il nostro nonno, attraverso la testimonianza, è questo. Mamma Rosa era profondamente innamorata della Madre Chiesa. Lei pregava molto per il Papa. Giovanni Paolo II, come tu sai, ci teneva molto a questa beatificazione per portare l'esempio di una mamma. Per lui era importante, infatti, portare avanti il concetto della famiglia, dell'importanza della famiglia e della centralità del ruolo della mamma nell'educazione cristiana dei figli. Io ho capito tante cose, lo sento anche attraverso la mia mamma, la zia, i nostri parenti, che Mamma Rosa aveva veramente una doppia maternità, una grande maternità proprio per i figli come mamma di famiglia e una grande maternità per la Chiesa, per i sacerdoti e per i seminaristi. Prima di dichiarare beata una mamma o una donna o un uomo, la Chiesa Cattolica attua sempre, come sappiamo, si dice, il processo di extumulazione, cioè la ricognizione canonica dei resti mortali. Era il 29 marzo del 2005, appunto poco prima che morisse Giovanni Paolo II, in aprile, una commissione diocesana di Vicenza nominò dei membri, tra cui anche questa dottoressa Stefania Dante, il sottoscritto. Durante questo processo di extumulazione, come accade, la commissione deve mettere in ordine le ossa. Abbiamo fatto una scoperta che appunto è quella che il cerebro si è rimasto intatto, però io volevo fare quest'altra domanda: che cosa avete provato dal di fuori vedendo la commissione che ricomponeva i resti mortali della Beata? È stata una grande emozione sicuramente, e poi siamo rimasti molto sorpresi per quando abbiamo visto il cerebro trovato intatto. Ecco, su questo particolare che è molto importante, che poi è stato ulteriormente archiviato dalla Congregazione per le cause dei Santi, cioè il fatto che il cerebro sia rimasto intatto tra i tessuti molli che di solito sono sottoposti a corruzione immediata o comunque in un giro di 2-3 settimane, ci ha fatto ulteriormente riflettere. Riguardo a questo fatto straordinario, possiamo dire a questo miracolo, alla conservazione del cervello di Mamma Rosa, ecco, c'è una seconda interpretazione, una seconda spiegazione. Ecco, Mamma Rosa è stata premiata e in lei sono premiate tutte le donne e le mamme. Solo le donne, la saggezza dell'umanità e specialmente la sapienza della famiglia,